Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Nello scorso video che abbiamo fatto circa più di un quarto d'ora fa, avevamo detto che dopo io comandavo Marco. E infatti, eccoci qui per davanti. Da cosa gli ho fatto fare Andrea è davvero cattivo. Sì, io ti dico subito cose bruttissime. Ok, iniziamo. Allora. Mi sono già fatto i materiali base, vabbè. Cosa devo fare, mio piccolo puccino di famiglia? Ok, allora. Devi. Uccidere tutti i cavalli che c'erano là? Vai in una caverna e stai in profondo. Vai, vai un. Quando. Vai, vai avanti. Stai qui immobile per 30 secondi. Ok, ora passerò la telecamera a mio fratello. Inquadrami un attimo. Ciao ragazzi. Siediti pure mio riprenditore. Che parola. No, mettilo anche come lo stai mettendo prima. Adesso cosa devo fare, Ok. signorino Franci? Allora, vai a prendere 3 blocchi di carbone, 2 blocchi di carbone a mano. E hai preso il carbone, non te l'avevo detto, hai buttato pure il carbone. Uccido quello zombie? Fatti dare 2 colpi e uccidilo. Oh mio Dio, ma quanto è diventato potente lo Pure tu zombie! mi hai fatto morire prima. Ragazzi, Ok. stai impazzendo Oh mio letteralmente. Dio, due! Oh Ah, ma la lampadina per la rec! Mi sono scordato. mio Dio! Ok, muori. Ok, la spegniamo. Non ce ne sono più. Ok. Vediamo. La registrazione, no, è meglio così. Ok, rompi questi 2 blocchetti di carbone a mano. Ti auguro un buon divertimento. Grazie. Ti lascio al mio esperto riprenditore. Falla pure tu. Saluta, sei vivo? Non vuole salutare. Uno. Ciao ragazzi! Regà, adesso pure se lui non me l'ha detto, mi devo andare a cercare quei polletti amorosi. E li devo uccidere. Sì. Quindi, ma bella faccia, se sei nel video, esci subito. Sarà una scena un po' forte per te. Ho detto. No, non ci credo. Vabbè. Sono respawnata nella stessa lava tag. Mi va lentissimo check. Almeno per ora io ho tutta la vita. Ciao ragazzi, sono tornato. Do una porta. Così saremmo indisturbati durante la strada. Vero Marco? Vieni qua, ho detto che per colpa tua per ucciderti sono morto! Ah, ma sei morto? Sì, perché Ah, per mi colpa di un polletto. dispiace. Invece adesso godi un sacco, vero? No, mi dispiace davvero perché. Però pure tu prima. Ragazzi, è caduta questa qui sul braccio di Marco. Basta. Adesso avrò una frattura per gli anni seguenti, però fa niente Ma per non ti sei Francesco. fatto male. Per Francesco fa niente, dai, è caduto qualcosa, ma chi se ne frega, ridiamoci sopra. Cioè,
Ma poi si accorge che era un'incudine caduta in testa. E ma il suo migliore amico. Vabbè. Sei una bella donna con i capelli lunghi. Avevano nome i capelli, capelli rossi. Cioè, in realtà mi fa di Andrea. Ok, così siamo pure pro player. Aspetta, concentrazione. Inquadrami. Un villaggio. Villaggio! Villaggio! Che fortuna! Quella casa non so come faccio a stare in piedi. Perché si spende. Non prendere un cacchio di niente! No. Prendi solo l'ossidiana. Ma basta che le chicchi due volte su un blocco. No. Prendi solo. E prendi anche il pane. Marco! Non mi interessa. Dai, ma lui non mi ascolta, ragazzi. Cioè, ragazzi, cosa fareste voi? Cosa fareste? Ditemelo. Cosa fareste? Ditelo nei commenti. L'armata. Devi giocare così prima o poi. Ok. Ora dovrei giocare così. Guardate come l'ho acconciato. Ragazzi, sei molto carino. Vabbè, questa la sarebbe il fabbro o questi villaggi. Ecco, questa è la punizione di prima. Guardatelo. Grandi ragazzi. Ormai dico ragazzi con la S. Ciao ragazzi. Vabbè. Aspettiamo che Marco finisce di giocare. A quanto siamo? Dai un pugno al golem e fatti dare un pugno. No. Sì. Mangia così ti rifai la vita e dai un pugno al golem e fatti dare un pugno. Non ci muori, Marco. Come no? Non ci muori, stai tranquillo. Non so nemmeno i golem cosa ti fanno. Dai, ti prego, dai un pugnetto. Mangia. E ora hai mangiato e devi dare il pugno. Mangia ancora. Non hai finito di mangiare. Ah. Mangia ancora, così ti rifai la vita e non muori. Tanto sei già morto un'altra volta. Non ti vuoi far morire un'altra volta, poi mi distruggi. Vabbè, aspetta con Marco. Devo tenere la tenda aperta o chiusa? Boh, la finita. Ok. Ciao, telecamera. Raga, io non lo voglio fare. Aspetta, magari c'è qualcosa in questa fornace, dato che a volte ci può essere. Prendila con il piccone di pietra. Non ce l'ho. E con il piccone di legno. Vabbè, comunque tutto stai facendo quel che cavolo ti pare. Non mi io non l'ho mai voluta fare questa challenge. Non ti sto dando compiti. Ah, comunque stai giocando da 7 minuti. A 10 minuti. Vai da quello scheletro. Dove? Quello che ti ha picchiato. No, sono caduto. Ah, il cactus ti aveva fatto male, però ti sei spaventato. Lo sai perché? Perché oltre ad essermi fatto male con il cactus, con quel cactus di cactus. Con quel cactus di cactus. Come ti sei fatto male? Mi sono rimbalzato dato che... Allora, qui ci voglio male, quindi andiamo... Non spammare, fai pa, ti obbligo a fare pa, hai capito? Non così forte, perché lo vedi che fa più danno, perché c'è tipo una curva di vento. Vabbè, allora, ma quanti blocchi servono di ossidiana per fare un portale? 15. Ecco. False speranze, raga, false speranze. Devi giocare per 2 minuti così. Ok, tanto non fa niente. Ragazzi, io ho inclinato di un sacco il computer, così voi lo vedete pure meglio. Non spammare. Non fare pa. Non mi fanno troppo male, via. Mangia il pane. Io ho il vento del West che bevo solo caffè. Situazione di uno. A quanti minuti siamo? Fra 15 secondi devi smettere, ok? E poi mi dai la telecamera a me. No, tantino. Oh,
Vuoi vedere che adesso tutti, ma quasi tantissimi scompaiono, dimostri? Ok, siamo a 10 minuti, suicidati. Aspetta. Non hai capito bene. Prego, voglio avere l'onore di far morire Marco. Sì, adesso lo scrivo tra me. Va bene, ragazzi. Ragazzi, abbiamo finito questa challenge. Ciao, ragazzi. Ciao.